decisioni spettano all'amministrazione comunale del sindaco Brugnaro. Dico, guardando appunto quello che è l'immagine che abbiamo anche in queste ore, è fondamentale che si trovi una soluzione per regimentare, magari approfittando delle nuove tecnologie che permettono a tutti noi in qualsiasi parte del mondo di poter prenotare il posto in aereo piuttosto che al teatro o al cinema, e in questo caso sarà in una città che è un museo open air, che è Venezia. Quindi anche durante le Olimpiadi Venezia sarà verosimilmente a prenotazione obbligatoria? Ma questo non glielo so dire, immagino che alla volta delle Olimpiadi, stiamo parlando della primavera di febbraio e marzo 2026, immagino che ci saranno delle rivoluzioni anche dal punto di vista, diciamo, delle nuove tecnologie che ci permetteranno di fare cose che oggi non riusciamo a fare.